Ciao, in questo video parliamo di metodi di ricerca per trovare idee interessanti sui prodotti. Abbiamo analizzato diversi metodi di ricerca per trovare idee interessanti. Abbiamo valutato alcuni di questi e abbiamo selezionato i migliori metodi di ricerca per trovare idee interessanti sui prodotti che possono essere ottimi spunti per Amazon FBA nel 2021. Ora vediamo insieme questi metodi di ricerca. Allora, il primo metodo di ricerca è per categoria attraverso suggerimento da parte di Amazon. Normalmente per trovare un prodotto facciamo la ricerca attraverso il nome del prodotto o attraverso le parole chiavi per trovare su Amazon il prodotto corrispondente. Ma immaginate quanti sono le persone che cercano ogni giorno su Amazon i prodotti, e quindi Amazon ha già un database di ricerca prodotti sviluppati. In questo caso andiamo a sfruttare questo database di Amazon. Che cosa facciamo? Entriamo in una categoria tra quelle proposte e digitiamo nella barra di ricerca iniziare del prodotto che vogliamo ricercare. Attraverso il suggerimento dato da Amazon, proposto da Amazon, vediamo altri prodotti interessanti che possono diventare idee ottime per Amazon FBA. Andiamo a vedere un esempio specifico. Apriamo Amazon.it e in tutte le categorie andiamo a scegliere una categoria specifica. Nel nostro caso potrebbe essere interessante casa e cucina. Andiamo a mettere una lettera iniziale, ad esempio M. Nel mio caso è comparso l'elenco di 10 prodotti tra microonde, mensole da muro, montalatte elettrico, materasso matrimoniale, macchina da caffè, mini pimer, macchina sottovuoto per alimenti, mobile d'ingresso, mobile TV, macchina per la pasta. Dobbiamo scegliere uno tra queste proposte. Potrebbe essere interessante macchina sottovuoto per alimenti. Andiamo a vedere insieme. Allora, nella pagina dei prodotti abbiamo diverse macchine sottovuoto per alimenti proposte da Amazon. Ok, selezioniamo uno di questi e vediamo. Ecco, questa è un'idea di prodotto. Ovviamente per capire se questa categoria fa al caso nostro oppure è interessante da analizzare, andiamo con la funzionalità X-Ray da analizzare il nostro caso. Vediamo che subito con Helium 10 X-Ray analizziamo macchina sottovuoto per alimenti. In questa pagina ci viene visualizzato il fatturato, ci viene visualizzato success score e il fatturato di ciascun prodotto e le loro vendite. Come idea di prodotto è un'idea alternativa alla solita ricerca. Ora vediamo un altro metodo di ricerca. Quindi il secondo metodo di ricerca proposto da noi è fare la ricerca attraverso assortimento per negozio. Cosa significa? Molto spesso acquistiamo su Amazon, facciamo ricerca e acquistiamo i prodotti ricercati, dopodiché non visitiamo il negozio e quindi l'assortimento che compone quel negozio. È interessante questo tipo di ricerca. Cosa permette di vedere? Permette di vedere altre opportunità o altre idee differenzianti che magari a noi non ci è capitato o non abbiamo pensato. Vediamo insieme con un esempio pratico. Andiamo a prendere questo esempio qua, ancora macchina sottovuoto per alimenti. Andiamo a selezionare uno dei prodotti, ad esempio questo qua che avevo già selezionato prima. Ok, andiamo nella pagina di vetrina del negozio del venditore. Andiamo nella scheda prodotti. In questo caso vediamo i prodotti proposti. Ad esempio vediamo lucchetti, vediamo contachirometri, vediamo microfono, vediamo torce a frontale, vediamo guanti. Ok, sono 1, 2, 3, 4, 5 idee prodotti interessanti, oltre a quello precedente che abbiamo trovato. Possiamo analizzare ora il fatturato di questi prodotti per vedere se a noi sono interessati o no. Ecco qua, con X-Ray di Helium 10 possiamo vedere il fatturato di singoli prodotti. Ecco, queste sono idee interessanti che permette di aggiungere al nostro inventario idea
per magari le prossime volte che vogliamo lanciare dei prodotti su Amazon FBA. Ok, ora andiamo a vedere un altro metodo di ricerca per trovare prodotti interessanti. In questo caso utilizziamo le parole chiavi collegate al prodotto per trovare delle categorie nuove da poter creare una mappa mentale. In sostanza, con la funzionalità di Helium 10, in questo caso magnete, quindi si accede a Helium 10, si va a Keyword Research, si va nella funzionalità magnete. Possiamo inserire ad esempio quello nel nostro caso, macchia sottovuoto per alimenti, per vedere quali sono le altre categorie o altri prodotti che possono essere suggerite. Andiamo a vedere New Research. Ora vediamo a destra che ci sono delle parole chiavi collegate a macchia sottovuoto per alimenti. Andiamo giù, vediamo dei sinonimi per la parola messa, cioè per le parole messe, quindi macchina sottovuoto per alimenti, ad esempio qua ci sono parole simili, come in questo caso sottovuoto macchina alimenti, hanno lovesciato le parole, ma ci sono anche le categorie nuove, ad esempio materiale cucina. Possiamo aprire per vedere un attimo. Questi qua ci permette di sviluppare una mappa mentale prodotti collegati al primo prodotto. È molto interessante. Ok, qua vediamo tantissime idee di prodotti nuovi. Poi andando avanti possiamo vedere vassoi di conservazione, un'altra categoria interessante, di un'altra categoria di prodotti interessante, di diversi tipi che sono plastica, legno, altri oggetti da considerare. Inoltre, attraverso funzione di Keyword Research possiamo trovare parole chiave collegate a prodotto. Andiamo avanti. La quarta metodo di ricerca è per cronologia di acquisti. Cosa significa? Immaginate un attimo che in tutto questo periodo voi avete fatto acquisto su Amazon, quindi vi siete creata una specie di cronologia di acquisti. Questo, se andate a guardare, se controllate, potete trovare delle idee interessanti che non avete magari fatto a caso. Molto semplicemente potete chiedere anche ai vostri amici di condividervi la cronologia di acquisti fatti da loro, o potete chiedere ai vostri parenti o ai nonni di condividere la cronologia di acquisti, e così analizzate e troverete sicuramente delle idee differenzianti da quello che pensate voi oppure da quello che vi siete abituati. È un ottimo, diciamo, scambio di informazione che vi permette di sviluppare altre idee interessanti. Andiamo avanti. L'ultimo metodo da noi proposto è fare la ricerca per social e offline. Cosa significa questo? Che molto spesso siamo abituati a fare ricerca di prodotti online e non andiamo più a vedere nei negozi fisici. In realtà dovreste più guardare nei negozi specializzati per trovare idee di prodotti e verificare poi su Amazon se queste idee ci sono già o non ci sono, oppure potrebbe diventare delle idee da sviluppare o meno. Negozi come supermercati, come centri commerciali dove sono composti da diversi negozi specializzati, potete trovare delle soluzioni di idee che possono essere dei collegamenti con dei prodotti che ci sono già su Amazon. Cosa significa questo? Che molto spesso magari su Amazon esiste già un determinato prodotto. Potrebbe essere interessante lanciare dei prodotti che possono essere combinati con il prodotto principale, quindi è come sviluppare delle idee alternative e collegate. Inoltre potete anche guardare sui gruppi social dove trovare delle notizie, delle tendenze interessanti di idee e prodotti. Questo vi consiglio. Quindi fate la ricerca attraverso, fuori da Amazon, fate la ricerca negli spazi fisici per trovare delle idee che possono essere diverse da quelli che siamo abituati di solito a ricevere. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.